La salvaguardia delle spiagge libere, della biodiversità e dell'ambiente marino dalla diffusa messa a reddito. Porto Party ha proposto in mattinata al Rock Island il convegno Aree Marine Protette e Biodiversità nella difesa degli ambienti fragili. Testimonianze e interventi con esperti scientifici e giuridici sugli orientamenti comuni. Poi nel pomeriggio una camminata partendo dalla spiaggia libera del porto, un tratto messo a dura prova da eventi di ogni tipo fino a quelli motoristici e fino a qualche anno fa anche dagli spettacoli che oggi sono stati spostati nella spiaggia dell'ex colonia Murri, mettendo a repentaglio l'esistenza del Fratino, una battaglia, quella per la tutela del piccolo volatile, che ha un valore ben più ampio. Riguarda più in generale la tutela che in Italia dobbiamo mettere ai luoghi naturali, perché questi sono appunto un elemento fondamentale per la nostra qualità della vita, anche dal punto di vista economico, e quindi rinunciare alla loro tutela significa a medio e lungo termine rinunciare al nostro benessere. Non si tratta semplicemente di difendere il nido di un uccello, ma il nido di un uccello, in questo caso il Fratino, simboleggia e significa anche proprio dal punto di vista scientifico il fatto che quel territorio sia sano. Se scompare il Fratino, non è scomparso semplicemente un uccellino, vuol dire che quell'ambiente è a rischio, e se quell'ambiente è a rischio tutta la comunità che vive attorno a quell'ambiente. L'Italia è costeggiata da più di 8.000 chilometri di coste, e queste sono fondamentali per l'enorme quantità di biodiversità che ha il nostro paese, e la ricchezza di biodiversità significa ricchezza in senso assoluto.